prossimo video è dello scrittore Vittorio Russo. Una volta la signorina Peste incontrò la signora Lepre. Passeggiando si scambiavano opinioni sulla fragilità del genere umano e discettavano su chi di loro due avrebbe fatto più vittime. Io non faccio rumore, io uccido lentamente, annerisco le coscienze, avvilisco le curiosità di conoscenza. Insomma, io semplicemente incenerisco i cervelli, affermò lei aggiustandosi gli occhiali senza lenti sulla sella del naso. Voi non vedete quante vittime io faccio da sempre, rispetto a voi che siete ormai debellate quasi completamente. Voi non ci credete. Io ammazzo senza rumore, senza fetore e senza sbiancare la pelle, perché la mia è la voce dei cimiteri, il silenzio. Molti di quelli che voi credete vivi sono morti da tempo, sono simili vivi, hanno una simil pelle e un simil corpo. Tutto è simile, ma non del reale. Insomma, morti dentro, tanto morti che non sanno nemmeno di non saperlo. E fu così che allungò il passo la signorina ignoranza per fare altre vittime nel prossimo villaggio, lasciando a bocca aperta per il proprio fetore la signorina Peste e senza ulteriore colore la signorina Lepra. Benvenuto allo scrittore Vittorio Russo. Sono questi alcuni dei passaporti di lettura forniti da Vittorio nel suo recente libro. Vittorio va dove lo portano i ricordi, segue i sentieri della natura errante che è in ciascuno di noi. Ecco, è il portavoce dei suoi viaggi, delle sue esperienze, dove a volte l'improvvisazione, l'imprevisto diventa ancora più importante dell'obiettivo stesso per cui lui è partito nel suo viaggio. Allora Vittorio, cosa ti ha spinto a voler scrivere un libro, questo saggio, diciamo, questo racconto di tutti i tuoi viaggi e soprattutto da dove nasce la tua smania, se posso dire, di trasferire delle informazioni dove i tuoi viaggi sono in realtà propedeutici alla scrittura? Prego Vittorio. Grazie a chi ascolta. Beh, quando mi si pongono queste domande, e capita spesso, il mio pensiero va a un nostro più antico progenitore, un australopiteco, un pitecantropo, non ho idea, che milioni di anni fa, passando di ramo in ramo, raggiunse finalmente il culo e gli presse la prima norma. Incredibilmente diventò Homo Erectus, Homo Eretto. E questo, in sintesi, quello dell'orma, è il racconto del primo viaggio del nostro genere. Il viaggiatore, che era quell'uomo, era curioso di tutto, si lasciava sorprendere soprattutto dal diverso, perché nel diverso ogni cosa diventa inevitabilmente un'altra cosa, in virtù delle maggiori acquisizioni che si fanno viaggiando. E allora, quando questo accade, c'è l'urgenza di dare una risposta a chi non ha avuto il privilegio di viaggiare, essendo il viaggiatore un privilegiato. Quindi raccontare deve avvenire secondo una precisa prospettiva, almeno stando agli grandi viaggiatori, camminatori, navigatori del passato, da Erodoto a Samantha Cristoforetti, passando per
un autore al quale il mio amico poeta Ennio Cavalli, presente fra noi, usa rapportarmi. Diceva che chi scrive dopo aver viaggiato ha l'obbligo di creare in chi legge una risonanza emozionale. Risonanza emozionale significa far vivere a chi legge le emozioni che ha provato l'autore osservando, guardando, arricchendosi del mondo, cioè fargli vivere attraverso una consonanza sensoriale, mischiando tutti i sensi, le impressioni che lui ha raccolto nel suo viaggio. Allora questa meraviglia che si chiama sinestesia rende l'autore un po', ecco, meno obbligato verso i non privilegiati, lo rende particolarmente felice se il suo messaggio, che è un frammento, ha contribuito in qualche modo ad arricchire il mosaico della città. Grazie. Segno della pergamena. Grazie Vittorio. Grazie. Certamente. Quasi quasi. Ti ringrazio per il mio soprattutto in te. Ammiro in te, amico Grimaldi, l'umiltà del portatore d'acqua. Ti ho visto portare acqua ai tuoi ospiti e mi ho ammirato molto, non è una dote particolarmente frequente tra i tuoi colleghi. Grazie.